Quando che ha curato stamattina, mi fa piacere, perché vuol dire che anche tu stamattina c'hai animo sereno e rilassato, H24. Pace interna, meno male che hai detto bene, un difetto di pronuncio mi deve far sentire pace interna, meno male che hai pronunciato bene interna. Però io sono tornato in sala, l'amico mio di vecchia distanza Missina, Antonio Incarnato, mi viene da dirvi, qualche pure io, mi piace questa vostra unione stamattina, e ho ancora più piacere di vedere del mio amico Enzo Russo, il direttore, che per serate montate abbiamo parlato insieme con un altro amico che purtroppo non c'è più, di destra sociale, destra rurale, ma sono terminologie che sono convinto che tutti quanti lo conoscete, che però nei meandri, nelle cartocce dei consigli comunali a volte vi sfuggono le divinità. Allora Antonio mi ispira di dirvi, e lui lo avrà dentro di sé, sicuro, gli do la parola se vuole. Erano 62 anni, Antonio, che un missino, i vecchi nostri amici della sezione Folgore, dove c'è adesso il Tatuto di Blocco, che poi cambiò nome in Giovanni Gentile, e che noi e un altro amico ci inventammo il nome di Marcipetano, che non esiste negli annali o negli albi di Alleanza Nazionale, il nome di Marcello Zampagna, la terminologia di Marcello Zampagna di una sezione. Noi ci inventammo, pur di iniziare la battaglia a quel nefasto governo imperfetto del centro-sinistra, ci inventammo una sezione che non esisteva, Presidente Roccella. Non esisteva, ce la inventammo, due o tre di noi. C'era anche il mio grandissimo amico assessore di riferimento, Ernesto Variante. Ci inventammo la sezione Marcello Zampagna, facemmo un manifesto, portammo a notte il giorno la relazione Ambrosio, che tutti hanno dimenticato, non certo il mio amico Enzo Russo, una relazione che dava 160 pagine di imbrogli. C'è tutto in quella relazione, fatta da un uomo che veniva qua insieme ai suoi collaboratori dalla Ragioneria Generale dello Stato, caro Presidente Troiani, da Monocchio fu mandato per un'indagine all'interno di questa azienda comune, come la chiama, e hai fatto bene a chiamarlo Sindaco H24, condivido con te, gli abbiamo dato penna in faccia, la mia penna non è stata mai a sostegno di nessuno, le penne di Napoli, che facciamo un giornale calcistico, siamo a Corriere del Pallone, che esce in tutta la campagna. Mai. A Stefano Ferraro ho fatto con piacere e con amore, perché, e mi fa piacere che faccio ispirare Antonio Incarnato, perché portava al governo della città miei giovani amici, che a quell'epoca c'è anche Sergio Dalli Sala, e ricordo con grande piacere il mio maestro di politica e di vita, che è stato, purtroppo dico è stato, avevo molto piacere di dire è, ma purtroppo è stato Stefano Dalli. Quindi a sentire dire pace eterna, Troiano ha parlato di siamo alla fine, andiamo via, dimettiamoci, commissario prefettizio, c'è qualche dipendente comunale qua, Giovanni Dagna, Sergio Danna, Franco Sepe, abbiamo tutti, Mario, i due autisti, grandissimi autisti, poche aziende hanno visto come Mario Dauria e Peppe Azzetto, poche aziende, non solo le pubbliche, pure private. Sentire dire che abbiamo avuto due esperienze commissariali e loro due li hanno accompagnati, i poveri ragazzi, il prefetto Savoia, che spero sia, penso vista la modalità avanzata, non ci sia più, c'era un certo rapporto, poi abbiamo avuto l'ultima grandiosa, stupenda, quella agli accesso, commissione di accesso agli atti amministrativi non penali, che c'è qualche colpevole del centro di ma noi siamo innocenti, già dalla stata lo dicono loro. Ma non era una commissione penale, era una commissione di accesso, giovane, grandissimo, preparatissimo Alessandro Fazzano, agli atti amministrativi. Poi quella commissione portò alla commissione straordinaria prefettizia. Allora noi dipendenti comunali, ispiratici da Antonio Incarnato, vecchia militanza missina, è possibile, avete avuto la fortuna, la bravura, la capacità, anche colpa dell'avversario era quello che era, di arrivare al governo della città. Dopo 62 anni, alla dimissione, pace interna, pace esterna, pace interna, eccetera, eccetera. Quindi io dico questo perché proprio perché a un giovane che è già così
l'ha detto Proiano, che dice all'esperto consigliere Iorio, ma se devo passare per il Stato preferisco non entrarci. Dico questo perché proprio vorrei che intanto lui sia la fortuna, l'ispirazione alla... No, stava sotto però, è più bello lo scompiglio, parto a Danata Fredda, Enzo, più bello lo scompiglio, però scompiglio sulle idee, sulle idee. Le idee è quello che tempo di vita, la nazione, il mondo, le amministrazioni, le idee. Non ci deve essere un modo, la cosa più brutta, perciò io stamattino ero arrabbiato con i continui attacchi che fate alla stampa, a me, alla stampa, ai giovani. È l'opomovazione di tempo, non ci vedi più peccaminoso pretendere che a Gennaro ti ho pensato come me e io ti ho pensato come professore. Non c'è di peggio. L'opomovazione di tempo, dicevo Voltaire, io non la penso come te, ma mi faccio uccidere per farti dire quello che pensi o anche scrivere quello che penso, diceva Voltaire. Quindi cercate di trovare un punto di congiunzione e che sia Rossetta il vostro, tanto un cognome importante, fa parte di tanti nomi storici, basta cambiare qualche vocabolo o qualche parola del suo cognome e vai alla storia, che sia lui la vostra ispirazione allo scompiglio sulle idee, non alla pace, al confronto, anche allo scontro, ma sulle idee, perché l'omologazione è la cosa peggiore. La Bulgaria ci ha messo anni per togliersi l'omologazione. A Casoria sono 30 anni, io scrivo da 20, grazie a Sergio Danna, perché facevo calcio, sport. Sergio Danna è lui responsabile, colpevole lui, mi coinvolse la scrittura giornalistica, politica, e lui. Sono 20 anni che scrivo che non c'è niente di peggio di pretendere l'omologazione delle idee. Quindi mi auguro che vi create scompiglio tra di voi, però sulla programmazione, sulle idee, perché questa città veramente non è sfortunata, come dicono molti, ma malattate, no, è fortunata, perché c'è due grandi santi, uno sto per dire Ludovico e un altro più avanti. Perché Casoria è una città che con 15 crolli ma è un vento. E allora io mi affido a loro, perciò poi abbiamo la fortuna di stare a un millimetro da Napoli. Il treno che abbiamo noi, l'altro già, 7 milioni da Napoli. È una città che ha tante potenzialità, è una città di campioni. Poche città hanno i campioni che abbiamo noi, è una città di storia. Allora finitela, ho sempre l'ispiratore all'accordo.